Buonasera, sono Enrico Infante, sono un magistrato, per la precisione non sono un giudice, ma sono un sostituto procuratore, cioè uno di quei magistrati che conduce, coordina, dirige le indagini e poi se si convince che la persona investigata è colpevole di un reato va nel processo a rappresentare la pubblica accusa. Non lo so, per esempio sono l'equivalente del procuratore McCoy, se qualcuno si ricorda quella serie di telefilm I due volti della giustizia, Law and Order, va bene. Ma al di là delle battutacce, sono qui perché il professor Damiano Bordasco, che ringrazio, mi ha chiesto di fare una breve video lezione nell'ambito di un ciclo sulla legalità relativa a questa breve video lezione alle libertà costituzionali e più che alle libertà costituzionali, a come le libertà costituzionali vengono delimitate, vengono ristrette, possono essere compresse. Com'è possibile, la domanda in generale, in altri termini, che quelle libertà che la Costituzione, cioè la carta fondamentale, l'insieme dei principi fondamentali della nostra Repubblica, ma di ogni Stato simile al nostro per cultura e tradizione, ogni Stato occidentale, ogni Stato liberale democratico conosce, i diritti fondamentali di libertà dell'uomo possono essere in alcuni modi limitati. Com'è possibile e in che termini è possibile, in che misura è possibile e a sua volta con quali limiti queste limitazioni alle libertà costituzionali. Ma prima di iniziare la disquisizione, l'illustrazione teorica della questione, vedendo gli articoli della Costituzione, il come, il perché, cosa dice la giurisprudenza, facciamo un esempio di libertà costituzionale che è limitata. È un esempio su cui più o meno tutti siamo d'accordo, almeno sul suo nucleo duro, che assistiamo a delle limitazioni della libertà costituzionale, ma che queste limitazioni, tutto sommato, ci sembrano giuste, ragionevoli. Qual è l'esempio che tutti abbiamo sotto gli occhi, che si è realizzato pochissimo tempo fa, anzi che in una certa misura ancora oggi è una limitazione in atto? La limitazione alla libertà di circolazione dovuta alla pandemia da coronavirus. Tutti noi siamo stati fino ad una decina di giorni fa in pratica isolati, confinati, lockdown, no, nel termine inglese, il confinamento, confinati, segregati a casa nostra, nell'isolamento. È stato vietato di uscire, di circolare liberamente, salvo alcune situazioni molto particolari, alcune esigenze, alcuni stati di necessità, perché in questo modo si riusciva ad impedire la propagazione dell'epidemia e quindi si riusciva ad evitare di essere noi ammalati e di essere veicoli, vettori di diffusione del virus per gli altri e quindi di far ammalare e morire altre persone. Questo è successo per circa 2 mesi durante tutta la cosiddetta fase 1 ed succede in una misura sia pure ormai via via più sfumata e che man mano diminuirà se l'epidemia per l'appunto arretrerà nei prossimi giorni con la fase 2 e con la fase 3. Eppure quello alla libertà di circolazione dei cittadini nella Repubblica Italiana è un diritto costituzionalmente garantito, garantito dalla nostra legge fondamentale, garantito dai principi supremi dell'ordinamento italiano. Eppure è stato limitato e addirittura quello che normalmente è un diritto di libertà, poter circolare liberamente, poter andare in qualsiasi parte della penisola, dello stivale, senza addurre motivazioni, ma solo perché ci piace, per qualsiasi ragione di lavoro, di svago, familiare, non solo non è stato consentito, ma è diventato un illecito, è stato sanzionato. Se si circolava senza uno dei giustificati motivi, c'era una sanzione amministrativa, pecuniaria, molto pesante. Anche a migliaia di euro si poteva arrivare. Com'è stato possibile questo? Com'è stato possibile, in altri termini, che una libertà garantita dalle norme fondamentali del nostro ordinamento sia stata limitata? Ora, questa libertà, abbiamo detto, è garantita dalle norme fondamentali del nostro ordinamento. La norma fondamentale, la disposizione che garantisce questa libertà di circolazione dei cittadini, è posta dall'articolo 16 della Costituzione. Perdonatemi se lo leggo, ma purtroppo giurisprudenza, giuristi, il diritto, questo è fatto di disposizioni di legge, di costituzione, di regolamento, che da qualche parte, il più delle volte, sono poste in un testo scritto per garanzia di tutti, così tutti riusciamo a conoscere e a sapere di che si tratta, e quindi ai testi scritti bisogna fare riferimento il più delle volte. Vediamo che cosa recita questo articolo 16 della Costituzione. Recita così solennemente: ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. Ecco qua.
ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. E allora come è stato possibile limitarlo? Come è stato possibile introdurre delle norme che contrastavano con questa parte dell'articolo 16 della Costituzione? È possibile a livello di Costituzione perché l'articolo 16, primo comma, dopo la prima parte, quella che vi ho appena letto, ne conosce una seconda. Che cosa dice questa seconda parte? Salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. E allora, riepiloghiamo. Prima parte dell'articolo 16,1 della Costituzione. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. Seconda parte. Salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Ecco, vediamo come è costruito questo articolo della Costituzione e quindi questa garanzia della libertà costituzionale della circolazione dei cittadini nel territorio della Repubblica. C'è un primo solenne riconoscimento, inizia con un solenne riconoscimento. Ogni cittadino può circolare, può e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. Subito dopo questo solenne riconoscimento, questa posizione a livello di principio di questa garanzia fondamentale, eccoci la limitazione. Salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Questo modo di costruire gli articoli della Costituzione che garantiscono libertà fondamentali non è una caratteristica soltanto della libertà di circolazione del cittadino nel territorio della Repubblica. Un po' tutti gli articoli che prevedono libertà fondamentali sono costruiti così. In un primo momento c'è l'affermazione piena del principio, questa libertà è garantita, seguono immediatamente le eccezioni, i casi in cui questa libertà può essere derogata, limitata, compressa. Questa non è una caratteristica solo della nostra Costituzione. Tutte le Costituzioni, tutte le carte dei diritti, voi sapete che le Costituzioni non sono composte soltanto dal riconoscimento dei diritti, tutte le Costituzioni hanno, accanto alla parte in cui si riconoscono i diritti, hanno altre parti relative all'organizzazione degli organi dello Stato, relative alle finalità che una data compagine statuale si assegna, il compito che la politica deve perseguire, la società ideale che vogliamo realizzare per mezzo dello Stato apparato, però tutte le Costituzioni di un certo tipo, di una certa famiglia come quella a cui appartiene la nostra, cioè tutte le costituzioni degli stati liberal-democratici di diritto, dalla dichiarazione dei diritti della rivoluzione americana in giù, sono composte di una parte fondamentale, la carta dei diritti, cioè il riconoscimento dei diritti fondamentali di libertà riconosciuti al cittadino. Ora, dalla dichiarazione dei diritti statunitense, quindi dalla matrice illuministica settecentesca in poi, fino alla nostra Costituzione, ma in realtà anche a quelle successive appartenenti alla medesima famiglia, noi vediamo che questa è la costruzione tipica degli articoli che riconoscono un diritto fondamentale. Affermazione di principio nella prima parte, poi successivamente nella seconda parte di questo articolo una serie di limiti, di temperamenti, di deroghe, di possibilità di temperamenti. Per esempio, venendo proprio alla nostra Costituzione, prima dell'articolo 16 c'è l'articolo 15 che ha per oggetto non la libertà di circolazione, ma la libertà e la segretezza della corrispondenza e di tutte le comunicazioni private. Corrispondenza cartacea, oggi un po' caduta in desuetudine, la corrispondenza telematica, informatica e quant'altro. Cosa dice, come recita l'articolo 15? La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili, inviolabili, dice addirittura nella prima parte. Seconda parte, la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. C'è anche qui la medesima costruzione. Prima l'affermazione di principio, il principio di libertà di garanzia posto nella prima parte dell'articolo, la seconda parte prevede le deroghe. Così è per esempio addirittura per la massima delle libertà, la libertà personale, che è disciplinata dall'articolo 13 della Costituzione, che così recita. Primo comma, prima parte, la libertà personale è inviolabile, seconda parte però già sono introdotti dei limiti.
Come recita il secondo comma dell'articolo 13 della Costituzione, non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o di perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. E dunque ecco che dopo l'affermazione di principio della libertà personale inviolabile, la prosecuzione, il secondo comma, è però alcune limitazioni vi possono essere, purché vi sia per l'appunto un atto motivato dall'autorità giudiziaria e il caso in questione sia previsto dalla legge. Ecco, quindi questo solo per farvi capire come funzionano in generale tutti i riconoscimenti dei diritti di libertà nelle carte dei diritti propri delle costituzioni degli stati come il nostro, gli stati occidentali, liberal-democratici di diritto. Un altro esempio famosissimo, no? E poi chiudo su questo aspetto, quello che attiene alla libertà di iniziativa economica, alla libertà di impresa. Anche qui ritroviamo proprio lo stesso schema, siamo all'articolo 41 della Costituzione, che così recita: l'iniziativa economica privata è libera, quindi apparentemente piena libertà di impresa. Primo comma, l'affermazione del principio. Secondo comma, tutti i limiti. E ancora, vediamo il secondo comma: non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Ecco quindi una serie di limiti in vista di alcuni controvalori che in alcuni casi la libertà di impresa può andare ad incidere negativamente. Torniamo al nostro articolo 16. Torniamo alla libertà di circolazione e alla domanda: ma com'è possibile che la disciplina diretta a prevenire il coronavirus abbia posto tutte queste limitazioni alla libertà di circolazione? È possibile perché adesso ce lo rileggiamo tutto, l'articolo 16, così prevede: ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Ecco qui, ecco il senso di quello che dice il Costituente. Tu, cittadino italiano, puoi soggiornare, puoi muoverti come vuoi per tutto il territorio della Repubblica. A volte non lo puoi fare. Non lo puoi fare se la legge prevede che tu non lo possa fare, ma attenzione, non qualsiasi legge. Soltanto la legge può prevedere queste limitazioni per motivi di sanità o di sicurezza. Ecco allora come ha costruito e il riconoscimento del diritto di libertà e le limitazioni la Costituzione. Diritto di libertà, puoi circolare dove vuoi, salvo due limiti: che la legge ti vieti di circolare da qualche parte, ma non qualsiasi legge, la legge lo può fare soltanto per motivi di sanità o di sicurezza. Quindi si è previsto la possibilità di limitare la libertà di circolazione, però ha delimitato molto questa possibilità di limitarla proprio a garanzia di tutti per evitare abusi di potere. E come l'ha limitato? Istituendo le due garanzie. Abbiamo una riserva di legge e una riserva di legge rinforzata. Che significa riserva di legge? Che i limiti alla libertà di circolazione possono essere stabiliti soltanto con legge. E infatti, rileggiamo ancora una volta l'articolo 16, ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisca. Attenzione, queste limitazioni non le può stabilire un qualsiasi atto, non le può stabilire un'ordinanza del sindaco, un'ordinanza regionale, una disposizione del prefetto, una direttiva del dirigente dell'istituto scolastico. No, occorre che vi sia la legge. Che cos'è la legge? La legge è l'atto che viene dal Parlamento. Attenzione, a volte la legge sono sempre equiparati i decreti legge e i decreti legislativi, cioè atti che adotta anche il governo. Però, per esempio, nel caso dei decreti legge, sono atti che comunque hanno un forte legame con il Parlamento, perché il decreto legge decade se entro 60 giorni il Parlamento non dice sì, mi va bene, lo converte in legge. Oppure il decreto delegato è un atto che adotta sì il governo, ma il governo l'adotta perché è stato autorizzato, delegato dal Parlamento. In pratica, quando il legislatore utilizza il termine legge, fa riferimento sì, oltre che alle leggi in senso proprio, cioè agli atti che adotta il Parlamento, anche ai decreti legge e decreti legislativi, ma lo fa, questa equiparazione c'è, perché alla fine decreto legge e decreto legislativo hanno sempre la copertura in una legge. O perché il decreto legge, essendo 60 giorni, non è convertito in legge, decade, è come se non ci fosse mai stato, o perché nel caso di decreto delegato, intanto il governo può adottare quest'atto, in quanto vi è una precisa legge che l'ha autorizzato, l'ha delegato a fare ciò. Ecco che significa riserva di legge, che senza una legge, atto del Parlamento,
o un decreto legislativo, atto che se il Parlamento non dice sì, va bene, entro 60 giorni decadere come non ci fosse mai stato, o un decreto delegato, atto che il Parlamento ha delegato al governo di adottare, per l'appunto senza questo, uno di questi tre atti che richiedono sempre l'intermediazione necessaria del Parlamento, non si può fare nulla. Ecco, quindi la prima forma di garanzia. L'articolo 16 prevede che una riserva di legge, che un diritto di libertà possa essere limitato, pardon, ma solo se previsto da una legge, decreto legislativo, decreto delegato. Cioè, alla fine della fila ci vuole sempre, a monte o a valle, una legge parlamentare. Nessun altro atto che non sia, alla fine della fiera, una legge parlamentare può autorizzare o ratificare una limitazione del diritto di circolare liberamente nel territorio della Repubblica. Perché abbiamo questa prevista riserva in capo alla legge e agli atti equiparati, decreto legislativo e decreto delegato? Perché essi devono transitare necessariamente per il Parlamento, e il Parlamento è l'espressione della volontà popolare, eletto da tutti i cittadini maggiorenni e composto da tutte le forze politiche rappresentative, almeno in linea teorica, di tutte le sensibilità, sfumature diffuse nel corpo sociale. Quindi Parlamento, espressione della sovranità popolare, l'unica che può limitare un diritto costituzionale di libertà. Attenzione però, l'articolo 16 non prevede solo la riserva di legge. Questa è una riserva rinforzata. Non qualsiasi legge può limitare il diritto di circolare dei cittadini. O lo può limitare soltanto una legge. Qui abbiamo una riserva di legge rinforzata. Si dice riserva di legge rinforzata quando la Costituzione non solo prevede che un certo diritto possa essere limitato solo con un atto avente forza di legge, ma descrive pure, seppur in linea di massima, il contenuto di questo atto avente forza di legge. In pratica dice non ogni e qualsiasi legge, ma solo le leggi che assolvono ad una certa finalità. E infatti, se rileggiamo ancora una volta l'articolo 16, vediamo che esso prevede che le limitazioni al diritto di circolare liberamente nel territorio della Repubblica possono essere adottate sì con legge, ma solo se questa legge risponde a motivi di sanità o di sicurezza. Per altre ragioni non si può limitare la circolazione. Per ragioni di carattere fiscale non si può limitare la circolazione. Per ragioni di carattere, che vi posso dire io, previdenziale, laburistico, commercialistico, non si può limitare la circolazione. La circolazione la si può limitare soltanto con legge per ragioni di sanità o di sicurezza. Ora, le ragioni di sicurezza in questo momento non ci interessano, ma è ovvio che noi parliamo per ragioni di sicurezza di persone che hanno avuto numerose condanne, e allora si applica loro una misura di prevenzione, l'obbligo di soggiorno, no? L'obbligo di soggiorno in un certo comune. Tu hai sempre delinquito a Foggia, allora io ti vieto di soggiornare a Foggia o ti faccio obbligo di soggiornare in un paesino distante dal tuo luogo di origine in cui tu hai tutta una serie di frequentazioni criminali. Ecco, questa è una limitazione alla libertà di circolazione, ma per ragioni di sicurezza. Invece, quello che ci ha occupato negli ultimi giorni tutti noi sono le limitazioni alla libertà di circolazione per ragioni di sanità. Il Covid. Evitare il Covid-19 richiedeva non circolare fuori di casa, salvo ipotesi eccezionali di necessità, ed ecco allora, per l'appunto, rientriamo nel caso tipico previsto dall'articolo 16 della Costituzione. Un diritto di libertà riconosciuto da tutti i cittadini viene limitato a, se vi è una legge, riserva di legge, vida non da ogni qualsiasi legge, ma dalla legge che persegue una finalità chiara, immediata, specifica, dettata dalla Costituzione. Per ragioni di sanità. Non ogni legge può limitare la libertà di circolazione, ma solo quelle per ragioni di sicurezza, la accompagniamo, non ci interessano in questo momento, e per ragioni di sanità. Ecco come si spiega la disciplina che ci ha limitato nella libertà di circolazione per 2 mesi nella fase 1 e adesso sia pur molto in maniera molto più limitata per qualche altro giorno nella cosiddetta fase 2. È rispettato l'articolo 16 della Costituzione perché le ragioni di sanità previste dalla legge tanto prevedevano. Attenzione, questa è una forma di garanzia delle limitazioni molto forte, perché a volte il costituente, prevede che i diritti di libertà siano suscettibili di essere limitati e derogati, ma prevede solo una riserva di legge. Per esempio, abbiamo visto che nel
nell'articolo 25 della Costituzione, non l'abbiamo visto, l'articolo 25 della Costituzione è quello che prevede i reati e le pene. I reati e le pene, anche queste sono una limitazione della libertà personale. Chi finisce in galera si vede limitato nella libertà personale, è ovvio. E lì è previsto dal Costituente, il 25,2 della Costituzione, nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Questa è una riserva di legge, una delle più forti, una riserva assoluta. Però guardate, qui non è una riserva rinforzata. Non sta scritto per quali fini questa legge può prevedere la pena e quindi la restrizione della libertà personale e finire in carcere. Basta che ci sia una legge parlamentare, questo è. Quindi una riserva di legge, sic et simpliciter. Invece nell'articolo 16 la libertà di circolazione può essere limitata non solo, cioè non è sufficiente che vi sia una legge, ma questa legge è solo quella che persegue determinate finalità, motivi di sicurezza o di sanità. Quindi una riserva rinforzata è ancora più garantistica di una riserva di legge pure semplice. Qui abbiamo una riserva rinforzata di legge. Il Costituente ha voluto essere molto cauto. Attenzione, tu legislatore puoi sì limitare la libertà di circolazione, ma non sempre e comunque, o per ragioni di sanità o per ragioni di sicurezza con legge, altrimenti anche se adotti la legge e non ricorrono queste ragioni di sanità e di sicurezza, non puoi limitarla. Ecco come abbiamo capito come funziona la disciplina che previene il coronavirus e che ha dettato delle limitazioni alla libertà di circolazione e come può essere conforme a Costituzione. Abbiamo una riserva di legge rinforzata. Questo è il meccanismo che ricorre in tutte le modalità, in tutte le affermazioni per l'appunto di diritti di libertà e di limiti. Come abbiamo già visto, è il meccanismo tipico, si detta, si riconosce un diritto di libertà, si prevedono alcuni limiti, in alcuni casi il Costituente si accontenta per limitare questi diritti di libertà di una semplice riserva di legge, in altri casi, come nell'articolo 16 della Costituzione, questa riserva di legge è rinforzata, non basta una legge, occorre una legge che persegua una specifica finalità. In altri casi ancora, non è quello dell'articolo 16 della Costituzione, ma altri articoli così prevedono, per esempio il 13 della Costituzione, oltre alla riserva di legge c'è anche la cosiddetta riserva di autorità giudiziaria. Cioè non solo si prevede che solo una legge può limitare un diritto di libertà, per esempio l'articolo 13 della Costituzione è la libertà personale, non solo si prevede che soltanto la legge può limitarlo, ma si aggiunge, non solo la legge, ma questa legge deve tradursi in un atto motivato dell'autorità giudiziaria, cioè occorre l'intervento dei tribunali o delle procure. Ci vuole un'autorità, un'attività di un magistrato che deve dire sì, in effetti questo caso previsto dalla legge in cui bisogna limitare questo diritto ricorre. Quindi qui è ancora più forte le garanzie che il Costituente detta nel limitare un diritto di libertà, prevedendo non solo che il caso sia previsto dalla legge, ma addirittura la riserva di giurisdizione, cioè che poi ci deve essere un intervento di un magistrato che dice sì, in effetti ricorrono i presupposti previsti da quella legge, quindi si può limitare questo diritto di libertà. Dunque, riassumendo, tutti i diritti di libertà conoscono la possibilità di limitazioni. Conoscono la possibilità di limitazioni, le tecniche cui il Costituente ricorre per evitare che queste limitazioni si traducano in un abuso e che quindi diventi una barzelletta il riconoscimento di questo diritto alla libertà, lo affermiamo in teoria ma lo svuotiamo in pratica, allora anche qui ci sono delle tecniche garantistiche che circondano, delimitano, perimetrano la possibilità di limitare i diritti costituzionali di libertà. Le tecniche sono sostanzialmente tre: la riserva di legge, la riserva di legge rinforzata, la riserva di giurisdizione. Riserva di legge sa significare che puoi limitare certi diritti solo se lo prevede la legge. La riserva di legge rinforzata sa significare che puoi limitare certi diritti non solo se lo prevede la legge, ma solo alcune leggi, quelli che perseguono certe finalità. La riserva di giurisdizione sa significare che non solo occorre che vi sia una legge che preveda le limitazioni alla libertà, per l'appunto i diritti di libertà, ma poi occorre una verifica da parte di un'autorità giudiziaria, che sia un magistrato a dire sì, in effetti ricorrono i presupposti previsti per limitare un diritto di libertà previsti dalla legge. Nel caso dell'articolo 16 abbiamo la riserva di legge rinforzata. Non c'è una riserva di giurisdizione, ed è chiaro perché non c'è una riserva di giurisdizione, perché non è che il magistrato è competente in materia sanitaria. Ecco,
per questo non si è prevista una riserva di giurisdizione. Non lo si è previsto perché tipicamente l'autorità che è competente in materia sanitaria non è quella giudiziaria. E poi perché, ma qui si va veramente delle disquisizioni molto tecniche, molto da laureati in giurisprudenza, quindi ve le risparmio, non è prevista la riserva di giurisdizione perché se si violano queste limitazioni non è che c'è qualcuno che coattivamente ti prende, ti porta a casa o in carcere. C'è soltanto una sanzione, non c'è qualcuno che ti mette le mani addosso, carabinieri e poliziotti che ti mettono le mani addosso e ti portano da qualche luogo dove devi essere ristretto. Ecco, soltanto quando abbiamo questa che tecnicamente si chiama coercizione fisica, coazione fisica tramite l'apparato statale che ti prende e ti porta in carcere o i domiciliari, non è più soltanto la libertà di circolazione, ma è la libertà personale ad essere violata, e c'è anche la riserva di giurisdizione. Qui è soltanto la libertà di circolazione, non anche la libertà personale, perché non c'è la possibilità di dar luogo a coazione fisica nel caso in cui per l'appunto qualcuno non rispetti uno di questi limiti. C'è una sanzione, ma non c'è il carabiniere o il poliziotto che ti prende e ti porta a casa. Perciò solo riserva di legge, sia pur rinforzata. Due ultime considerazioni prima di chiudere. Perché in generale sono previste queste limitazioni ai diritti di libertà? La prima delle due considerazioni che dobbiamo fare. Seconda considerazione, sì, ma poi chi ci assicura che questi limiti dettati dalla Costituzione siano rispettati, siano osservati? Chi ce lo dice? Uno potrebbe dire, sì, vabbè, un legislatore, io ti pongo questo limite per ragioni di sanità o di sicurezza, ma in realtà queste ragioni non ricorrono, è un mero pretesto, è una mera giustificazione nominalistica. Sono due questioni separate, disgiunte. Vediamole partitamente, prima l'una, poi l'altra. Perché in generale ai diritti costituzionali di libertà sono previste delle limitazioni? Beh, la ragione è semplice, l'abbiamo vista proprio leggendo l'articolo 16 della Costituzione, no? Tutti hanno il diritto di circolare nel territorio della Repubblica, salvo per l'appunto le limitazioni che la legge, riserva di legge, prevede per motivi di sicurezza, sanità, riserva di legge rinforzata. È ovvio qual è la ragione di fondo, è una ragione solidaristica. Il tuo diritto di libertà non lo puoi utilizzare in maniera indiscriminata in modo da recare nocumento agli altri, no? La mia libertà finisce quando inizia l'esigenza di salvaguardare la vita, i beni, gli interessi altrui. E questo è il meccanismo che ricorre in tutte le limitazioni di diritti di libertà. L'altro esempio che avevo fatto all'inizio di questa breve lezione, il diritto di iniziativa economica che è libera. L'articolo 41 della Costituzione, l'iniziativa economica privata è libera, sì, però secondo comma non può svolgersi in contrasto con utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana. Ecco, quindi è chiaro. Ragioni di solidarietà, non è che la tua libertà di iniziativa economica può farti utilizzare forza lavoro minorile, può farli lavorare 15 ore al giorno, può farli lavorare in condizioni di insicurezza economica senza cautele, di insicurezza, pardon, infortunistica senza cautele, no. Quindi per ragioni solidaristiche. Tutti i diritti di libertà prevedono delle limitazioni che sono specifici, vari per i diversi diritti di libertà, per una ragione di solidarietà, per un'esigenza di solidarietà, perché la nostra è una Costituzione che al principio di solidarietà dà un'importanza fondamentale. Mi permetto su questo punto finale, che illustra la ratio di queste limitazioni, di leggere l'articolo 2 della Costituzione, che prevede che in generale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, eccetera, eccetera. Però poi c'è una seconda parte e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Accanto a diritti abbiamo dei doveri di solidarietà. E questi doveri di solidarietà impongono in alcuni casi di rinunciare, di temperare per un certo periodo, in una certa misura, ai diritti di libertà. Tutti abbiamo i diritti di circolare liberamente per il territorio della Repubblica, abbiamo un dovere però di salvaguardare la vita nostra e dei nostri cari, la vita nostra perché anche la vita nostra è un bene per la collettività, anche perché la malattia è un costo per la collettività, anche perché venire meno, diciamo, alla nostra vita significa far piangere delle persone, arrecare nocumento ai nostri cari che fanno parte della comunità, e poi in generale tutti quelli che possiamo infettare per l'appunto circolando liberamente in un'epoca di pandemia. Quindi questi doveri di solidarietà giustificano queste limitazioni ai diritti di libertà. Questa è la ratio generale, la motivazione generale per cui i diritti di libertà costituzionalmente garantiti possono avere dei doveri. Tipicamente li hanno, sono previsti dalla Costituzione stessa, questi doveri per l'appunto sono specificazione del generale principio di solidarietà sociale che pure è a forte
tinte, con toni forti, affermato nella nostra Costituzione, che non è soltanto una Costituzione liberal garantistica dei diritti di libertà, è anche una Costituzione di uno Stato sociale che si preoccupa per l'appunto di un'esigenza di solidarietà tra tutti i cittadini. Quindi abbiamo trovato anche la ratio di fondo di queste limitazioni ai diritti costituzionali di libertà. Ultimo quesito che c'eravamo riproposti, su cui ci eravamo un attimo interrogati. Sì, ma poi chi ci assicura che il legislatore non abusi anche di queste autorizzazioni che la Costituzione gli dà per derogare a questi diritti di libertà? Chi ci assicura che il legislatore dica che vi sono dei motivi di sanità, per esempio, per limitare la circolazione, ma poi abusi, sia un mero pretesto? Facciamo un esempio. Tutti riteniamo ragionevole le limitazioni che abbiamo avuto, almeno nella prima fase, quella più virulenta dell'epidemia. Poi si può discutere sulle fasi successive, però almeno al momento clou un po' tutti conveniamo, è ragionevole una forte limitazione al diritto di libera circolazione, perché bisognava neutralizzare il rischio da coronavirus. Ma voi immaginate che il legislatore dica, sapete che c'è di nuovo, anche evitare un raffreddore è un motivo di sanità. Perché evitare il raffreddore non è un motivo di sanità. E allora io vi faccio una legge che vi chiude in casa per evitare il raffreddore. Terrebbe? Sarebbe conforme a Costituzione questa limitazione? Se leggiamo la lettera della Costituzione diremmo di sì. Si interviene con legge per un motivo di sanità. Il raffreddore è una malattia, quindi rinunciamo. Il legislatore ci fa rinunciare a questo diritto, ci limita questo diritto di libertà dicendo: ma io ho rispettato la Costituzione perché l'ho fatto con legge e l'ho fatto per uno dei motivi previsti dalla legge, per motivi di sanità. Anche il raffreddore è una malattia. No, per fortuna non è così, perché anche se questo non è scritto, ecco, questa è l'altra lezione che appunto apprendiamo oggi, il diritto è molto importante a tutto ciò che è scritto, i testi scritti sono la fonte principale del diritto, però il diritto non si esaurisce nella lex scripta, ci sono dei principi di ragionevolezza che stanno a monte, a valle, che sono da tutti conosciuti e condivisi, sono autoevidenti e quindi non c'è neanche bisogno di scriverli. Qual è il principio cardine che innerva tutte le disposizioni costituzionali? Il principio di ragionevolezza. Tutto ciò che si dice però che è scritto, bisogna intenderlo cum grano salis, purché sia coerente al complesso dei valori cui si ispira la società italiana, purché sia ragionevole. E quindi una interpretazione, diciamo così, meramente nominalistica per frodare nella sostanza le garanzie previste non sarebbe accettabile, non sarebbe ragionevole, e nel nostro meccanismo c'è un organo di garanzia, la Corte Costituzionale, che può dichiarare incostituzionale la legge perché è irragionevole. Quindi se il nostro ipotetico legislatore dicesse sì, vabbè, anche il raffreddore è un motivo di sanità, impedire la diffusione di un raffreddore è un motivo di sanità, quindi io faccio una legge in cui vi confino a casa per impedire la diffusione del raffreddore, beh, questa legge sarebbe irragionevole. La proporzione, perché la ragionevolezza poi tutto sommato è un sinonimo di proporzione, la proporzione tra il bene che si sacrifica, la libertà di circolazione, e il bene che in questo modo si assicura, il mancato diffusione del raffreddore, non tiene. Mentre per il coronavirus questa proporzione c'è, il coronavirus è talmente pericoloso, talmente assassino, talmente micidiale che possiamo veder ridotto per 45 giorni il diritto alla libera circolazione, non c'è questa proporzionatezza, questa ragionevolezza con il banale raffreddore. E dunque tutte le clausole generali della Costituzione devono essere lette come avente per sottinteso un principio di ragionevolezza. Risultato: la Corte Costituzionale dichiarerà probabilmente incostituzionale questa legge. Voi sapete come funziona il meccanismo dell'attivazione della Corte Costituzionale. C'è un processo, c'è un giudice che ritiene che una norma di legge sia sospetta di incostituzionalità, rimette la questione alla Corte Costituzionale e poi lei dirà è conforme a Costituzione o non è conforme a Costituzione. E se non è conforme a Costituzione, elimina questa norma di legge. Quindi alla fine c'è sempre un sistema di garanzie della tenuta della Costituzione che si impernia su il giudice che solleva la questione di legittimità costituzionale e la Corte Costituzionale che valuta se una legge è conforme o meno a Costituzione. Questo è, così si chiude. Ecco, la nostra Costituzione è seria, non è una mera declamazione
teorica di diritti che poi possono essere completamente violati nella prassi e non succede niente. Questo accadeva, per carità, è accaduto per tanti anni, per tutto un secolo. Nel 1800 le costituzioni ottocentesche riconoscevano dei diritti, però questi diritti non si potevano tutelare perché non c'era una corte costituzionale e non c'era un giudice che... c'erano i giudici, perché ci sono sempre stati, ma non c'erano giudici che potessero dire alla Corte Costituzionale: cara Corte Costituzionale, io ho il dubbio che questa legge sia incostituzionale, valuta un po' tu, e se la reputi incostituzionale, eliminala dall'ordinamento, espungila, annullala. Da noi non c'era questo meccanismo, c'era solo negli Stati Uniti il meccanismo per cui il sistema giudice ordinario, Corte Suprema, riusciva a fare il cosiddetto sindacato di costituzionalità delle leggi. Nella Europa continentale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stato importato questo sistema di garanzie. Quindi ora i diritti garantiti dalla Costituzione sono garantiti in maniera seria, effettiva, perché abbiamo questo meccanismo di garanzia. Se un giudice ha il dubbio che una legge sia incostituzionale, solleva la questione. Se la Corte Costituzionale condivide la serietà di questa questione, dice sì, è contraria alla Costituzione e la elimina dal sistema. Quindi, verosimilmente, la legge che ci ha tenuto in casa per un paio di mesi per prevenire il coronavirus, se mai qualche giudice dovesse sollevare la questione alla Corte, verrebbe dichiarata conforme alla Costituzione. Una legge ipotetica che, per l'appunto, dica che siamo ristretti a casa per evitare un raffreddore, verrebbe ritenuta da alcuni, da molti immagino, da tantissimi giudici, di dubbia costituzionalità, verrebbe sollevata la questione e nei 999 casi su 1000 la Corte Costituzionale la dichiarerà incostituzionale, perché tutti i limiti che la Costituzione prevede, i diritti di libertà, devono sempre essere intesi come limiti ragionevoli. Anche se non è scritto espressamente, c'è una clausola implicita di ragionevolezza che riguarda tutti i diritti costituzionali, in realtà riguarda tutto il diritto. Quindi motivi di sanità o di sicurezza sempre da leggere come motivi ragionevoli. Io ho terminato, ma quindi nell'ultimo minuto vi riepilogo lo schema di questa lezione. Ci siamo chiesti, primo punto, ma i diritti costituzionali di libertà possono essere limitati? Risposta intuitiva, sì, ne abbiamo avuto un caso clamoroso, la disciplina diretta alla prevenzione del Covid-19, che ha limitato un diritto fondamentale come il diritto alla libera circolazione del cittadino nel territorio della Repubblica. Secondo punto, come è possibile che siano limitati questi diritti di libertà? E abbiamo visto come è possibile. Tutte le costituzioni prevedono, dopo la enfatica declamazione del diritto di libertà, la possibilità di alcuni limiti. Abbiamo pure visto poi questi limiti, per l'appunto, da che cosa sono in linea generale giustificati: da un principio di solidarietà sociale. Accanto ai diritti abbiamo i doveri di solidarietà che possono limitare i diritti. Questo è un po' in tutte le costituzioni, nella nostra, che è una costituzione molto attenta all'aspetto sociale della collettività e della società, è scolpito a chiarissime lettere nell'articolo 2 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo e per l'appunto però prevede anche l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. Dopo aver visto quindi come funziona il meccanismo di riconoscimento del diritto, possibilità di alcuni limiti per ragioni di solidarietà, abbiamo visto per l'appunto che però il Costituente è molto attento, quindi terzo punto della lezione, il Costituente è molto attento nel delimitare queste limitazioni, vuole evitare che questa autorizzazione a limitare un diritto sia intesa dal legislatore come autorizzazione, biancosegno a fare quello che vuole evitare che si traduca in un abuso, e quindi abbiamo alcune tecniche per l'appunto per limitare, per garantire, per perimetrare queste possibilità di temperamento, di limiti ai diritti costituzionali. Le tecniche sono tre: riserva di legge, lo puoi fare legislatore ma solo con legge; riserva di legge rinforzata, lo puoi fare, caro legislatore, ma occorre la legge, non qualsiasi legge, ma solo la legge che persegue una certa finalità; riserva di giurisdizione, lo puoi fare, caro legislatore, ma solo se oltre alla legge c'è anche l'autorità giudiziaria che interviene e che nel caso di specie dice sì, questo diritto può essere limitato perché ricorrono in questo caso concreto le situazioni, le fattispecie, si dice in termine tecnico, che la legge ha previsto come legittimanti la limitazione di un diritto. Per l'articolo 16 della Costituzione, la libertà di circolazione, abbiamo visto che il Costituente utilizza due tecniche, la riserva di legge e la riserva di legge rinforzata. Si può limitare questo diritto solo se, per l'appunto, vi è una legge, e solo se vi è una legge che per l'appunto interviene per alcune finalità, motivi di sanità o di sicurezza.
L'ultimo dubbio, quindi l'ultimo punto che abbiamo affrontato, ma chi ci dice che poi il legislatore non bari con le parole? Dica che vi è un motivo di sanità che non c'è o che è veramente infimo, esempio banale, tipico. Preveniamo il raffreddore e ci chiude tutti in casa, limita questo diritto dicendo io però comunque una legge l'ho adottata e questa legge è una legge che per l'appunto persegue motivi di sanità. Limitare la diffusione del raffreddore. Abbiamo detto che anche qui l'ordinamento non è sciocco, conosce una garanzia e la garanzia è quella per cui sul piano, diciamo così, di come sono costruite le norme, tutte devono essere intese sotto il presupposto della ragionevolezza, è come se ci fosse sempre una clausola di ragionevolezza implicita, non solo quei limiti per quelle ragioni, ma quelle ragioni devono essere ragionevoli, cioè devono essere proporzionate al bene che si sacrifica e la libertà di circolazione può essere proporzionata, l'abbandono, la deroga, il temperamento, se vi è un altro bene di uguale importanza, la vita e la salute e quindi il coronavirus, ma non se non è in pericolo il bene vita, ma solo il bene due giorni di fastidio, come nel caso del raffreddore. Questa esigenza di ragionevolezza, di proporzione tra ciò che si sacrifica e ciò che si salvaguarda e quindi di serietà delle garanzie costituzionali che ci assicura che l'esattore non può truccando le carte con un mero nominalismo in pratica eludere la garanzia, che è il principio di ragionevolezza assicura in sede diciamo di ricostruzione del sistema a livello teorico, poi in pratica è assicurato il rispetto di questa clausola di garanzia col sistema della Corte Costituzionale. Da noi il giudice, se dubita che una legge è incostituzionale, rimette la questione alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale, se la reputa in effetti incostituzionale, la dichiara incostituzionale e annulla questa legge. Per esempio, un'eventuale legge che dovesse dire che dobbiamo restare a casa per evitare non l'epidemia da coronavirus, qui il gioco vale la candela, c'è un'esigenza di proporzione, c'è una ragionevolezza, ma perché dobbiamo evitare un'epidemia di raffreddore, qui il gioco non varrebbe la candela, il giudice solleverebbe la questione, la Corte Costituzionale direbbe qui non ricorre un limite ragionevole e quindi la dichiarerebbe incostituzionale. In questo modo il sistema si chiude e si evitano abusi da parte del legislatore. Grazie, saluto ancora il professore, a voi buona serata.